mi focalizzerei su tre elementi, perché si è parlato di delocalizzazione e si è parlato del consenso e penso che questi sono i due temi principali. Sicuramente il regolamento è uno strumento importantissimo perché quando entrerà, diciamo, è già entrato in vigore, ma quando diventerà applicabile direttamente in tutti gli Stati membri senza necessità di una normativa di recepimento. Quindi questo è un elemento importante. E sicuramente per quanto riguarda la localizzazione, questo regolamento ha, diciamo, si applica tramite un principio di extraterritorialità, che significa che anche le aziende che sono fuori dal territorio comunitario comunque saranno soggette alla disciplina del regolamento che presenta temi molto più stringenti in materia di trattamento dei dati e quindi non sarà più nemmeno necessario diciamo, la presenza del territorio comunitario per essere soggetti al regolamento. Inoltre c'è una procedura di cooperazione tra le autorità garanti, per cui anche le autorità garanti, diciamo, dei paesi dove il trattamento viene effettuato, anche se, diciamo, non è il paese in cui l'azienda ha l'headquarter, dovrà cooperare con l'autorità garante dei paesi in cui l'azienda ha sede. Quindi ci sarà tutta diciamo, un'armonizzazione molto più forte dovuta anche a questa procedura di cooperazione. Quindi questo ovviamente aiuterà l'elemento della delocalizzazione perché in situazioni di delocalizzazione comunque la tutela sarà molto più armonizzata. Per quanto riguarda invece il principio del consenso, io richiamerei il fatto che il consenso, prima abbiamo parlato di opt-in e opt-out, sicuramente con il regolamento non sarà più possibile fare, diciamo, a presumere il consenso come si faceva prima e noi abbiamo già visto come per esempio nell'era digitale tante volte ci appaiono queste opzioni preselezionate dove il cliente diciamo, si assume il consenso a meno che non deseleziona l'opzione. In questo caso la selezione dovrà essere fatta espressamente, quindi il consenso dovrà essere inequivocabile, preventivo e specifico per ogni tipo di trattamento. Inoltre dovrà poter essere revocabile in qualsiasi momento e questo è un tema importante perché prima abbiamo detto, per esempio, se l'iscrizione al registro delle opposizioni possa o meno far desumere una revoca del consenso precedentemente dato. Io penso che in questo senso il regolamento pone diciamo, un problema interpretativo forte perché a questo punto se il consenso è stato dato in precedenza ma poi c'è un'iscrizione, quindi con una condotta attiva del consumatore al registro delle opposizioni, anche se quello è generico, generale, però ovviamente può essere inteso come una vera revoca del consenso precedentemente dato. Quindi questi sono sicuramente dei temi molto importanti, in più c'è ovviamente il tema sanzionatorio. Prima abbiamo detto che probabilmente gap normativi di per sé non ci sono, ma c'è un problema di controlli. Controlli che devono essere sicuramente più forti e più a tappeto sia sugli operatori che sulle aziende committenti, ma diciamo questo è un tema difficile perché appunto c'è tutto il sistema dei subappalti e il problema della delocalizzazione nasce anche ovviamente da un'analisi dei costi che con la delocalizzazione sembrano ridursi. Io penso che un sistema sanzionatorio più forte sicuramente scoraggia quest'idea che andando fuori, diciamo, si abbattono i costi e quindi diciamo, si può mettere a repentaglio la qualità, perché poi a fronte invece di un sistema sanzionatorio così forte, e prima il dottor Soro ne ha parlato, si parla di sanzioni fino a 20 milioni di euro oppure il 4% del fatturato mondiale di un'azienda, quindi per le multinazionali sicuramente si tratta di sanzioni incredibili, ecco, allora veramente il tema della qualità diventa un tema veramente importante.